Bentrovate, bentrovati dal vostro Andrea Cartotto. Un nuovo video e una nuova segnalazione all'interno della mia rubrica qui sul mio canale YouTube, e questa clip la troverete anche sui miei account social, Leggi con Cartotto. Sì, Leggi con Cartotto, rubrica che ho scoperto esservi davvero gradita e vi ringrazio, in cui vi parlo del nuovo libro dell'amico Francesco Basso, Il pugile arcobaleno contro l'atomica. Self-publishing, lo trovate su Amazon e poi, perché no, magari in futuro su altri canali. La storia mi ha intrigato e ringrazio Francesco del dono fattomi della segnalazione, perché si ispira ad una vera storia di cronaca. C'è stato infatti un pugile, Emil Griffith, morto nel 2013, è entrato, pensate, nella Hall of Fame, quindi quel luogo un po' mitico dove si trovano nomi altisonanti come Cassius Clay, Muhammad Ali. Ma Emil Griffith è noto alle cronache perché ha commesso un delitto mentre stava boxando. Ebbene sì, ingiuriato, provocato dall'avversario che gli diede apertamente del frocio, quindi espressione volgare proprio utilizzata per provocare, negli anni in cui combatteva ad alti livelli, aveva in effetti questa vita un po' borderline, frequentava infatti pare locali dove andava a intrattenersi con omosessuali, però sul ring, a fronte della provocazione, scagliò un pugno così violento che pare essere stato la causa della morte dell'avversario. La storia è poi ancora più articolata. Ma Francesco, in questo caso, trae spunto dall'idea del pugile, dalla forza dei suoi pugni, per far sì che in chiave narrativa, ecco che il pugile in verità, innamoratosi poi di una drag queen, quindi c'è il tema dell'inclusione, della diversità, quei cliché a volte che incontriamo nelle cronache di ogni giorno, ma qui appunto il pugile protagonista del libro cerca di impegnarsi e in qualche maniera suo malgrado si attiva, pensate un po', per sconfiggere addirittura una deriva atomica, cioè la possibilità che il mondo venga distrutto da una nuova atomica. Un mix, se vogliamo, che va ad incorporare quindi storia, aspetti sociali e temi, sì, un po' narrativi, quasi fantasy potremmo dire. È una lettura estremamente agile, ci sono anche dei punti di vista quasi in terza persona, pagina 96, dal taccuino di Francesco Basso, quindi come se dall'esterno si leggesse il punto di vista dell'autore. Ebbene, consiglio questa lettura, direi alla secondaria di secondo grado, quindi ai ragazzi un pochino più grandi, a tutti voi adulti, una idea originale, devo dire, per cui Leggi con Cartotto, questa volta dedicato, quindi questa clip, a Il pugile arcobaleno, guardate i guantoni, contro l'atomica di Francesco Basso. Mentre da Andrea Cartotto è tutto.